Gordon. È la proprietaria del negozio di antiquariato dove ho preso il tagliacarte. Pronto? Rosa, che bello sentirla. È sola, non c'è nessuno in casa. Ah, cara, avrei voluto chiamarla io per il nostro solito appuntamento. Ah, bene, che ne dice se ci vediamo tra poco? Si fa confusione alle volte, si ha una certa età. Guardi, se non le crea troppo disturbo, vorrei anticipare oggi. È tutto in disordine qua, eh? Doveva venire mia sorella e così non ho provveduto a preordinare per le faccende domestiche. Nessun problema, si figuri. Allora facciamo alle tre. Se non le è troppo disturbo, magari è tardi dirlo a quest'ora, forse lei ha da fare nel suo salone? Nessun impegno viene prima di lei. Sono qua in zona, la raggiungo presto. Mi aspetti, tranquilla. Sei molto cara. Davvero, un tesoro. Allora ti aspetto qui. A dopo. Buongiorno, cara. Prego, si accomodi. No, un momento. L'ha vista per caso la Vincenzoni? No, non ho visto nessuno di sotto. Ah, ecco, meglio così. Non perché sai, io ho la mia età, preferisco tenermi in ordine in casa, invece quella avete sempre il becco nelle faccende di tutti. Stia tranquilla, non mi ha visto nessuno, sono stata attenta. Brava. Questo è il nostro piccolo segreto. Ci mettiamo nella sala grande? Beh, mi sembra il minimo, visto che l'ho fatta correre. Sono arrivata appena ho potuto. A che tesoro? Mangi, cara. Ma perché mi sembra un po' sciupata. Mangi come? Anche troppo. Di sole, che meraviglia. Certo, una bella ragazza come lei restare in casa a fare la messa in piega a una vecchia come me. Mi perdonerà. Ma le belle giornate vanno passate in buona compagnia, no? Ma come ha ragione, cara. Pensa che dovrei cambiare il colore dei capelli, un rosso. È troppo azzardato. No, perché è un azzardo? Li ha già portati i rossi? Ah, penso di sì. Da ragazza, forse. Che cos'è? Sono semi di lino. Fanno bene i capelli come i suoi. Li uso anch'io. Abbiamo i capelli simili. Ah, beh. Allora mi fido, signorina. Scusi. Signora o signorina? Di che, si figuri. Sono sposata, sono 2 anni a maggio prossimo. La signorina invece è arrivata l'anno scorso. Lei sì che sta diventando una signorina. Il mese prossimo compie 1 anno. Si chiama Flavia.
Come passa in fretta il tempo, eh? Me la porti ogni tanto, mi farà piacere. La mia si chiama Marta. Ti stanno bene i capelli lunghi, Marta. Come? Glielo dicevo sempre quando ero una ragazzina, ma lei niente, sempre con i capelli corti. È un bel nome, Marta. Sono sicura che nonostante i capelli da maschiaccio le vuole un gran bene. Certo, come quando la tenevo in braccio da bambina. Io vado. Lucrezia è arrivata, vi terrà compagnia lei adesso. Il cane della Vincenzoni, stai attenta, è una grande tegola. Il nostro piccolo segreto.